Dopo lo scorso weekend dedicato a Justin Bieber, Sam's Travel Vlog torna finalmente sul topic dei viaggi. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Sam's Travel Vlog. Oggi per una nuova puntata di Sam in Medio Oriente vi porto in quello che è forse uno dei paesi più belli che io abbia mai visitato, la Giordania. E riprendiamo il racconto del mio splendido viaggio con la bellissima MSC Fantasia. Ci eravamo lasciati dopo la nostra sosta nel Sultanato dell'Oman e per arrivare in Giordania abbiamo dovuto fare 5 giorni di navigazione tra l'Oceano Indiano, il Golfo di Aden e il Mar Rosso. Il travel vlog della Giordania, come ho scritto sui social ieri o l'altro ieri mi pare, sarà diviso in due parti. La prima è quella che vedete oggi e la seconda invece uscirà martedì 28 novembre alle 14 qui sul canale, perché in Giordania ho fatto davvero tantissime foto e onestamente nel riguardarle sono veramente troppo belle per tagliarle fuori dal video, e così facendo anche un doppio video mi faccio perdonare per lo scorso weekend che l'ho dedicato più alla musica che ai viaggi. Andando in Giordania ovviamente la cosa che più mi interessava andare a vedere è il sito archeologico di Petra, e così ho deciso di prendere l'escursione con MSC per arrivare fino alla città perduta di Petra. Onestamente eravamo un po' scettici sul fatto se scendere o no dalla nave una volta arrivati in Giordania, perché comunque la zona dove si trova la Giordania è una zona molto sensibile, è vicino alla Siria e per vari motivi che tratterò alla fine della seconda parte del vlog che uscirà martedì, insomma non eravamo proprio convinti di scendere in Giordania, però onestamente il mio desiderio di andare a vedere Petra era troppo forte, e alla fine anche se i miei amici non sono voluti venire io ho preso l'escursione di MSC e sono andato da solo a vedere Petra. Una volta attraccato in Giordania, siamo scesi dalla nave, siamo andati a prendere il nostro pullman, abbiamo lasciato il porto . Siamo passati in bus per il centro di Aqaba, la città dove avevamo attraccato . Appena usciti dalla città siamo andati subito a prendere l'autostrada e abbiamo costeggiato il deserto più famoso della Giordania, il Wadi Rum. Dopo circa un'ora e mezza di strada ci siamo fermati in un'area di sosta che la nostra guida ci ha detto essere sulla Valle del Giordano. In realtà io mi ricordavo ancora qualcosa dai tempi della scuola e facendo due conti la Valle del Giordano non era proprio in quella zona lì della Giordania. Quindi dopo io sono andato su Google a controllare. In realtà quell'area di sosta lì si trova precisamente più vicino al confine tra il governatorato di Aqaba e il governatorato di Ma'an. E aveva delle viste pazzesche su questo confine che è segnato da questo deserto roccioso stupendo.
Ed era curioso perché nonostante fosse aprile, facevano veramente penso 35-40 gradi, c'era davvero freddo, c'era un vento gelido, perché a quanto pare eravamo parecchio alti. Dentro l'area di sosta c'era anche un negozio di souvenir. Siamo stati lì circa una mezz'oretta e dopo siamo ripartiti. Mentre ci dirigevamo verso Petra, siamo passati in mezzo a tantissimi piccoli paesini. Ed era stupendo perché c'erano i bambini piccoli con le loro cartelline in mano che probabilmente tornavano da scuola, che vedendoci passare si fermavano a sbracciarsi per salutarci, era davvero carinissimo. Finché dopo circa 2 ore o giù di lì di pullman siamo finalmente arrivati al sito archeologico di Petra. Entrati nei cancelli ci hanno dato il nostro biglietto. Per entrare a Petra sappiatelo che è veramente carissimo, perché il biglietto base costa 50 dinari, che sono circa 60 euro, ed è il biglietto base per un giorno. Se poi prendete i biglietti da più giorni costano ancora più cari, quindi il biglietto per entrare a Petra davvero è carissimo. In ogni caso, per maggiori informazioni sui prezzi, visite guidate, orari e tutto, vi lascio linkato sotto il sito del centro visitatori di Petra con tutti i prezzi e le informazioni più precise. Preso il nostro biglietto abbiamo iniziato a incamminarci. Nella prima parte del sito iniziano già a vedersi i primi monumenti. We'll be right back.
cui il più famoso di questi è la tomba dell'obelisco. Poi abbiamo continuato per la nostra strada, c'erano anche intorno a noi delle guardie non proprio sull'attenti. E siamo arrivati nella parte più celebre, diciamo, di Petra. Che si chiama Lazsik, io non so se i nomi li pronuncerò giusto, in ogni caso ve li lascio qua sotto, che sarebbe in poche parole quel tunnel, quella gola di roccia che pian pianino ti porta poi alla città perduta. Ci siamo incamminati per questa gola suggestiva e davvero splendida, perché sono due pareti di roccia altissime, pieni di gente, di turisti, di muli coi carretti, di cammelli, davvero molto bello. Anche in questa gola iniziano già a incontrarsi dei canali, degli altarini scavati nella roccia. Finché dopo circa mezz'oretta, tre quarti d'ora più o meno che abbiamo percorso questa gola, siamo arrivati alla fine e davanti a noi è iniziato a spuntare il celeberrimo tesoro di Petra. Ma
Ma mi fermo qui. Siccome ho almeno un paio di centinaia di foto dedicate proprio al sito archeologico di Petra, di quelle e ovviamente poi del ritorno ad Aqaba e il ritorno sulla nave, ne parlerò nella seconda parte del travel blog sulla Giordania, che come vi ho già detto prima uscirà sul canale martedì 28 novembre alle 14. Bene, questo era il video, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, fatemi sapere se siete mai andati a Petra, cosa ne pensate della Giordania, mi raccomando di condividere il video se vi è piaciuto così possono vederlo anche i vostri amici, e noi invece che sabato prossimo ci rivediamo martedì alle 14 con la seconda parte del travel vlog sulla Giordania. Io vi ringrazio e vi saluto, ciao! Spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche premendo sulla campanella qui sotto. Seguite Sam's Travel Vlog anche su Facebook, Instagram e Twitter. Per il resto, se vi va, potete seguire anche me ai miei profili personali. È tutto completamente a vostro rischio, trovate gli ad qui a lato e tutti i link in descrizione.